Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Già vedete che sono tornato giù nella vecchia location perché volevo registrare dal computer un video reaction del trailer della non edizione di Warhammer 40.000, uscito tra l'altro qualche giorno fa. Avevo visto che c'era l'annuncio Direttamente sulla pagina Facebook, ma era già qualche giorno eh, che la Games Workshop metteva un pochino di immagini, un po' di cose, ma secondo voi cosa sarà, cosa potrebbe essere questa immagine, soprattutto se vedevano da una parte le Adeptas Sororitas, gli Ultramarine e i Necron. Uno poteva pensare una nuova scatola per l'ottava edizione, invece no, hanno tirato fuori la nona edizione di Warhammer 40.000. Ora, tra l'altro, fra pochino si guarda il trailer insieme, che sono curioso di vedere com'è tutto quanto, anche perché ho visto qualche veloce spezzone e mi è sembrato veramente uno spettacolo. Da quello che ho visto, c'era cioè, tipo la Guardia Imperiale, qualcosa del genere. Ma questa nuova edizione, da quello che ho letto e. Una piccola anticipazione che vi faccio prima appunto di guardarci i trailer insieme è che l'hanno voluto fare per il motivo principale praticamente che l'ottava edizione aveva un po' troppi problemi. L'ottava edizione io ragazzi metto non le mani avanti, mi metto tutto il corpo avanti perché sono almeno 15 anni che non gioco a Warhammer. E per vari motivi che ho sempre elencato, perché a me piacciono gli skirmish game. I giochi di battaglie, ma hanno un po', cioè di battaglie campali con eserciti mi hanno un po' stancato. Però io ho giocato alla prima e alla seconda edizione. Ho sentito dire che questa ottava aveva diverse problematiche di fondo. E quello che voleva fare la Games Workshop, un po' come hanno fatto anche la Wizard of the Coast con l'ultima edizione di Dungeon and Dragons, vogliono semplificare, vogliono rendere il loro gioco accessibile e fruibile e disponibile da subito per chiunque voglia intavolarle e giocare. E facci una partita. E quello che ho sentito dire di questa nuova edizione, non edizione, appunto di Warhammer 40.000, è che vogliono velocizzare le regole, renderle molto più fruibili e soprattutto facili per essere giocate. Quindi un gioco veramente alla portata di chiunque senza dover stare lì giorni, 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 a leggersi i a leggersi i regolamenti e cose del genere. Ed è uscito un nuovo trailer, che intanto ci vediamo. Faccio partire. In the

The heretic, the alien. We must not falter. We are his sword. We are his wrath. Even up. in the face of death, we shall not submit. Oh. Meno male. Insomma, meno male. Insomma, <ride> vieni di mezzo. is our In battle, he offers us Who prove worthy the emperor sends forth his angels, eccoli eccoli! Scusate se l'ho fermato un attimo. Chi diamine è questo qui con la spada potenziata e lo scudo? Tra l'altro con, con un morto attaccato davanti un, uno scheletro. Force for Those that would tear humanity down are legion. Our forces are few. Our enemies many. There is no respite. There is no mercy. And in our darkest hour, a spiteful universe awakens forgotten evils to break us. The galaxy burns yet still we stand the last bulwark against the terror and while we draw breath we will fight for in this new dark age mika there is only the war Vabbè, magnifico Bellissimo, anche se non c'è tanto da stupirsi perché la Games Workshop sono almeno 20 anni che fanno videogiochi e quindi hanno proprio un distaccamento dedicato completamente a trailer del genere videogiochi, tra l'altro è cambiato anche il, il logo di Warhammer 40.000 che questo... A dire la verità, come stile, sono onesto e sincero come sempre, preferivo un pochino quello precedente. Questo sembra quasi una targhetta di ferro da saldare sulla fiancata di una nave, qualcosa del genere. Una Thunder Rock. E anche queste due righe rosse non è che mi facciano impazzire. C'è il nuovo logo, che avevo già visto che questo qua non è dei più belli. Poi è preso direttamente da Warhammer TV. Però comunque va bene, chi se ne frega, alla fine è sempre un logo. E, e quant'altro. E da quello che ho letto. Sembrere... Ora ci andiamo un attimino anche a vedere il sito. Sembrerebbe che loro, la cosa principale vogliano appunto andare a snellire direttamente il regolamento di gioco. Il regolamento che eh, daranno: questo lo so, è confermata daranno direttamente: gra... cioè, daranno gratis, Scaricabile dal loro sito. Però in versione light: cioè le regole essenziali, un po' come avete visto in tanti GDR, come quello che ho trattato io, tipo di cyberpunk, fanno le quick start. Quindi le regole principali, prima template te lo scarichi, te lo stampi, magari su 20 pagine. Se invece volete le, le regole espanse e tutto quanto, dovete comprarvi il codex, quello ci mancherebbe. Comunque il regolamento base del gioco sarà gratuito, quindi lo potete scaricare e ci potete giocare senza manco comprarlo. Anche se sono convinto che faranno dei set base, e mi pare di aver già visto qualcosa dove all'interno ci troverete due... Eserciti più o meno per giocare e più che altro bande abbastanza grandi e il regolamento di gioco. Comunque trailer spettacolare, fatto veramente benissimo. E mi ha incuriosito il fatto di quel tizio lì, quel sergente, quel capitano degli ultramarine che ha la spada potenziata e lo scudo. Io una cosa del genere non me la ricordo, onestamente. Ma anche lì, da quello che ho sentito, vogliono fare una via di mezzo fra Age of Sigmar e Warhammer 40.000. E vogliono renderlo anche un po' più da corpo a corpo. Perché, sì, è vero che Warhammer 40.000 è tanto da corpo a corpo, perché chiunque va in corpo a corpo, a parte la Guardia Imperiale. Però Tiranidi sono da corpo a corpo, gli Space Marines cioè, hanno le spade catena, le spade elettrificate o anche maglie potenziate. Eh, per non parlare poi di tanti altri eserciti, forse anche i Tau non sono tanto da corpo a corpo, ma gli Orchi sì. E quindi, secondo me, stanno cercando di fare una via di mezzo che sia bello per tutti e due. Sia per chi adora gli scontri in corpo a corpo, per chi li adora a distanza. Vediamo un pochino ora sul sito. Che poi, andando anche sul sito, vedete tutte quante le cose, la Black Library. Andando a cliccare qui, mamma mia, ci ha, hanno veramente delle cose... No, belle di più. E uh, sono spettacolo Secondo me ecco la cosa più bella A livello di lore d'ambientazione Ma anche e soprattutto di miniature Sono i nuovi Primaris I nuovi Space Marine Che infatti potete giocare anche con quelli vecchi ragazzi Non è un problema tranquillamente Però a livello di lore I nuovi Space Marine sono questi qua Che vedete hanno Se si vede il casco Fatto tipo con la mascherina a griglia Non hanno più tipo la mega apertura Che c'erano i modelli di un tempo E sono belle da morire Sono leggermente più alti E eh, non di tanto Si parla sempre dei centimetri e mezzo 4, magari anche contandoci la basetta Però sono leggermente più alti rispetto a quelli di prima eh, Più dettagliati, questi a me mi garbano di più E eh, secondo la lore, Gilliman, che si è risvegliato il, il primarca degli Ultramarine È andato sul pianeta Marte, dove c'è eh, le fabbriche principali della Deptus Mechanicus E lì è stato portato lì direttamente il suo gene, il suo seme Da cui appunto vengono creati e geneticamente potenziati dei nuovi Space Marine che portano all'armatura. Se non erro, questa dovrebbe essere la Mark 10, questa qui che hanno addosso, mentre quella precedente che usavamo nella versione precedente era la 9. E eh, sono Marine potenziati. E non so a livello di regole come tratteranno questa cosa, perché avevo letto addirittura che dovevano avere due punti ferite invece che uno. Comunque, a livello di loro poi di regole, non lo so perché non ho ancora letto il regolamento, penso non sia ancora uscito. Ma a livello di regole, sono più potenti rispetto agli Space Marine precedenti. sono dei primari. Fatte appunto con il gen e il seme del primarca potete tranquillamente usare come ci fa presente la Games Workshop i codex che avete il regolamento è un altro quello no ma tanto come ripeto è gratuito la quick start qui c'è tra l'altro anonatica imperiale però potete tranquillamente andare ad utilizzare i vostri vecchi codex quindi tranquilli non avete da ricomprare il codex tra l'altro domanda che gli hanno fatto ma perché il team cambia le regole anche perché è il gioco in assoluto più giocato della GV anche più di Warcry e la GV ha fatto una facca ufficiale e ci ha scritto no no andate tranquilli che il team regolamento resta lo stesso quindi per non mettere paura a nessuno e più che altro che sono andate via da paura che ve le faccio vedere. Sono le Adepta Sororitas. Le Adepta Sororitas che sono l'ultimo eh, non esercito uscito perché esistono già. Anche queste, tranquillamente, danno una quindicina d'anni. però reworkato completamente, sia come regole. E Le miniature non sono più quelle di ferro di un tempo, anche bruttine. A me insomma è piaciute ma l'hanno rifatte completamente nuove. E guardate là che modelli ci sono. Cioè, guardate questo gruppo di sorelle guerriere con i jetpack che volano. Che dovrebbero essere, se non erro, tipo le Seraphim. Sì, infatti, squadra di Seraphim. E sono bellissime e sono poi alla fin fine. Guardate, tipo i loro dreadnought per farvi vedere qualcosa. Bellissimo, con dei pazzi flagellanti penitenti attaccati direttamente alla macchina. E sono belle perché sono degli Space Marine: sono dei mini Space Marine in versione donna, che poi donna. Sembra quasi una parola dispregiativa a dirlo così. Non c'hanno niente in meno, secondo me, dei Primaris perché sono veramente spettacolari come miniature e sono anche forti da morire. Poi guardate qui la qualità della GV che si va sempre avanti: è sempre uno step avanti. Guardate che spettacolo! C Hanno l'armatura potenziata e usano i Requiem, eh? quindi sono Space Marine. Leggeri, mettiamola così, con armature un po' più leggere. Che comunque sono armature pesanti e potenziate delle Power Armor. Però ovviamente messe nel corpo di una donna non modificate geneticamente, che non sono come gli Space Marine alti due metri, grossi, robusti e eh, create appunto geneticamente con due cuori. No, le adepta sororita sono donne normali con le armature potenziate. Quindi, per quello che può portare il loro corpo, insomma, per non spezzarsi sotto il peso dell'armatura. E ragazzi che dire, non vedo l'ora di provare questa non-edizione. Veramente c'era qualcosa. Qualcosa nell'aria eh, perché la, troppe foto, troppi link. Metteva la GV ho detto: sta per succedere qualcosa. Trailer bellissimo, nuovi eserciti spettacolari. Addirittura stanno rifacendo anche i Necron. Che visto che ci siamo, vi faccio vedere i tre eserciti principali, quali sono. Perché vi ho fatto vedere i primaris degli Ultramarine, eh, l'adepta sororitas e poi stanno rifacendo anche in Necron, Che io, ragazzi, vi sfido a vedere queste cose qua. Cioè, guardate che cavolo di spettacolo che sono! Bellissimi. Tra l'altro, se non era a livello di lore, dovrebbe essere la razza più antica di Warhammer 40.000 che si sta piano piano risvegliando nei pianeti tomba. E guardate questo qua, questo mezzo che li porta in giro e li scarica. Vabbè, bellissimo. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. E ragazzi, vi ricordo che il nostro negozio sponsor, gioco libreria Semola. Ha fatto un restock completo del negozio, intanto vi faccio vedere un po' di video, un po' di immagini. Hanno rifatto un restock completo e riha tutti quanti i giochi della GV, più altra roba nuova che sta arrivando, più tutti quanti i colori. E vi ricordo che se usate il codice Cori 7 Codice discount al momento dell'acquisto: usate il codice sconto Coridan7 ed avete subito uno sconto del 7% su qualsiasi acquisto che facciate da loro, dalla gioco libreria Semola. E come vedete, sono rientrate un bel po' di cose. Quindi andate a ordinare direttamente da loro. E poi magari usate, come vi ho detto, il codice, così appunto verrebbe la roba a casa scontata. E su un ordine anche magari, perché no, di 90-100 euro direttamente. Non, non solo non ci andate a pagare le spese postali che spediscono in tutta Europa, ma non ci pagate nemmeno, appunto, cioè scalate direttamente anche il 7%. Quindi andateci a dare un'occhiata, io ringrazio Corrado e la gioco con Libreria Simola. E ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, io non vedo l'ora veramente di mettere le mani su tutta la nuova roba della non edizione di Warhammer 40.000. Ciao a tutti!